Salve e benvenuti a Qatar 365, il programma che offre una nuova prospettiva su Doha e dintorni. Sono Miranda Atti e in questa puntata speciale ci occupiamo dei mondiali di calcio Qatar 2022. Incontreremo alcune delle persone che contribuiranno a renderlo un evento da ricordare. Tra poco scopriremo la formazione, la preparazione e la passione che ci vogliono per essere un volontario FIFA. E vedremo alcuni dei modi più creativi con cui gli abitanti del luogo accolgono i tifosi di calcio internazionali. Con una superficie di 11.000 km quadrati, il Qatar è la nazione più piccola ad avere mai ospitato un mondiale. E ha mobilitato 20.000 appassionati di calcio da tutto il mondo per collaborare alla sua realizzazione. Incontriamo alcuni dei volontari che lavoreranno negli alberghi, negli ospedali, negli aeroporti e naturalmente negli stadi per fornire un supporto vitale durante il torneo. È tutta una questione di passione, passione per il calcio e per il volontariato. Volevo semplicemente fare nuove esperienze. Essendo anche un appassionato di calcio, per me è un'occasione d'oro. Migliaia di volontari di 160 nazionalità di età compresa tra i 18 e i 77 anni hanno intrapreso l'avventura da stranieri. Ora però molti di loro hanno sviluppato un'amicizia che va ben oltre il torneo. Vado davvero d'accordo con i miei colleghi volontari, è come una famiglia. Quando si fa volontariato, quando li incontri, è come una grande famiglia felice ed è come un melting pot perché proveniamo tutti da culture diverse e variegate. E questo è il bello, ci siamo amalgamati alla perfezione, accettiamo le differenze e le culture degli altri e ora conosco molto di più le persone di diverse nazionalità e anche loro conoscono me. Per i volontari è stato davvero un bel viaggio. Più di 500.000 di persone che hanno fatto domanda per partecipare e tutte sono state sottoposte a un rigoroso processo di selezione. Dopo le prime domande ci sono state le prove, i colloqui e infine la formazione online di persona. La formazione di persona inizia qui al Volunteers Hub. Con un'atmosfera da clubhouse e un ampio spazio per le lezioni, è qui che i formatori e i membri del team si occupano di preparare fino a 750 volontari al giorno. La fase finale, prima dell'inizio delle partite, è la formazione specifica negli stadi, nelle fan zone e negli hub per i media. 20.000 volontari saranno dislocati in 45 aree funzionali con ruoli diversi. Possono riguardare i media, i trasporti, gli spettatori, la gestione degli ospiti. Questi settori saranno gestiti da diversi leader per essere sicuri di assegnare i ruoli giusti per ogni volontario e anche per gli spettatori. Ma cosa serve davvero per essere un buon volontario? Il volontariato è fatto di passione ed entusiasmo. Senza passione non c'è spazio per il volontariato. Ho deciso di dedicarmici quando sono arrivato in Qatar, 6 anni fa. Ciò che mi ha spinto a partecipare è l'opportunità di dare qualcosa alle persone che mi circondano. In che modo altrimenti è possibile dare un servizio disinteressato alle persone intorno a noi? Oltre ad avere passione, i volontari devono anche essere disposti a rinunciare a una parte significativa del loro tempo libero, prima con la formazione e poi impegnandosi per un minimo di 10 giorni di lavoro durante la Coppa del Mondo. Come volontari siamo il volto del torneo. E mi sento davvero bene a dare il benvenuto ai tifosi di tutto il mondo e aiutarli a sentirsi a casa. È davvero incredibile. I motivi che li hanno spinti a partecipare sono diversi, ma tutti condividono un obiettivo: consegnare al mondo arabo la prima Coppa del Mondo FIFA. Tutti i volontari con cui abbiamo parlato hanno sottolineato la stessa cosa: il torneo offre un'opportunità unica per imparare dagli altri. Sono qui in Qatar da 3 anni.
Sapete, il Qatar è pieno di nazionalità e culture diverse, quindi questo è il momento di sperimentare tutte queste diversità. Bisogna condividere l'esperienza, bisogna condividere le proprie conoscenze, tutto. Ci aspettiamo 1,5 milioni di spettatori, si uniranno a noi anche lo staff della FIFA e la stampa. Quindi molte persone arriveranno da diverse parti del mondo, da tutti i 6 continenti. Vengono a vedere questo torneo. Per me l'idea è di offrire un torneo straordinario a tutte queste persone. Per Rufaro il volontariato è un affare di famiglia. Suo figlio e suo padre arriveranno entrambi in aereo dallo Zimbabwe. Tutto è iniziato con la Coppa Araba, è stato allora che mi sono offerta volontaria con mio figlio. Il bello è che nel 2019, quando sono venuta in Qatar, sono arrivata qui per assistere mio padre che veniva a curarsi. Si trattava di un trattamento per il cancro. L'ha affrontato, ha fatto la radioterapia che è stata fatta gratuitamente all'ospedale Ahmad International. Così adesso ci saranno 3 generazioni, padre, figlia e mio figlio. Faremo tutti volontariato lì e sarà davvero incredibile. Con l'avvicinarsi del calcio d'inizio, la collaborazione diventa sempre più importante. La partecipazione dei volontari e la loro disponibilità a farsi avanti per aiutare il Qatar a realizzare la Coppa del Mondo sono un altro esempio di potere positivo dello sport. Con l'eccitazione per i mondiali di calcio che si sta diffondendo nel paese, alcuni residenti del Qatar sperano di essere coinvolti. Adela Lim ha incontrato diversi imprenditori locali che vogliono dare la loro impronta a Qatar 2022. Che si tratti di una cucina, di uno studio, di una majlis, i residenti del Qatar stanno mettendo a disposizione i loro spazi di lavoro unici per fare la loro parte in occasione della Coppa del Mondo. Vijay sta lavorando al suo prossimo capolavoro. Il pasticcere sta realizzando una creazione in cioccolato del peso di 35 kg dello stadio di Lusail, sede della partita finale della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022. E non è tutto, ha in programma di completare il lavoro con una riproduzione in cioccolato del logo di Qatar 2022. Da quando avevo 8 anni, ho sempre amato fare cose che non richiedessero di stare seduti davanti a un computer, quindi stimolanti sia mentalmente che fisicamente. E la pasticceria è uno dei pochissimi settori che offrono entrambe le cose, stimolando sia il lato mentale che quello creativo. Vijay stima che ci vorranno dalle 25 alle 30 ore per completare il lavoro, dalla progettazione al prodotto finito. Con l'attesa per Qatar 2022, molti residenti locali stanno cogliendo l'opportunità di partecipare all'azione. Dall'altra parte della città c'è una nuova installazione nel vecchio porto di Doha. Il team di Clay Encounters ha aperto un nuovo spazio a pochi passi dallo stadio 974. Durante i mondiali collaboreranno con le navi da crociera per offrire corsi di ceramica ai turisti in città per il torneo. Il punto in cui ci troviamo ora è quello della produzione, quindi tutta la produzione di tutte le ceramiche, degli oggetti e dei souvenir per la Coppa del Mondo avverrà in quest'area. E poi la zona dietro di noi sarà quella della galleria e della vendita al dettaglio. Rima Bouhassen ha aperto il suo primo studio di design della ceramica The Pearl 5 anni fa, ma con l'arrivo dei mondiali di calcio nella sua città ha fatto un salto di qualità e ha aperto un secondo studio. Il progetto è quello di accogliere i turisti che arrivano in città in modo che possano scoprire questo artigianato tradizionale, che è una sorta di artigianato locale, e comprare anche oggetti che sono stati fatti a mano a Doha appositamente per la Coppa del Mondo. Abu Hassan dice che lavorare con le mani aiuta a distendersi e potrebbe rilassare i tifosi di calcio più tesi. Con la ceramica c'è una sorta di elemento terapeutico e di radicamento. La maggior parte delle persone arriva e non ha mai fatto nulla con le proprie mani. Tutti lo descrivono sempre come un processo molto meditativo. Credo che ci sia qualcosa di molto rilassante e piacevole nel doversi sedere e creare qualcosa con le mani. E visto che abbiamo una piccola comunità intorno al laboratorio, associo la ceramica anche a un momento di condivisione, perché ci sediamo sempre a fare delle cose in gruppo. Quindi è un modo per connettersi con le persone e per evadere dalla vita di tutti i giorni. Se poi i tifosi vogliono fuggire dalla città, a sud di Doha c'è un piccolo villaggio di pescatori e di cercatori di perle. Le barche spiaggiate simboleggiano la fine dell'industria perlifera del paese.
La raccolta delle perle è un'attività che risale a 7.000 anni fa. Embrace Doha è una casa culturale indipendente che mette in mostra il ricco patrimonio del paese. Un esempio che personalmente non conoscevo è la tessitura Sadhu. Le donne del Qatar, in particolare le donne beduine, intrecciavano disegni e simboli molto intricati. Se non li si conosce e li si guarda da lontano, pensereste che questi motivi siano molto simili a quelli dei paesi vicini, ma in realtà sono davvero specifici e i colori sono molto diversi, unici per la cultura qatariota. Tradizionalmente le donne beduine tessevano il tessuto che costituiva le pareti delle loro tende. Così, con molte proposte attuali che animano Qatar 2022, Embrace Doha spera di mescolare sport e cultura per offrire ai tifosi un'esperienza autentica e tradizionale. Sappiamo che la maggior parte delle persone che vengono a Doha per i mondiali va matta per il calcio ed è concentrata sulla competizione. Ed è per questo che vogliamo anche accogliere i tifosi nella nostra casa della cultura. Quello che offriamo è guardare la partita con un'esperienza culturale. È come guardare un match in modo qatariota. Quindi la nostra offerta è che i visitatori vengano un'ora prima della gara per provare i vestiti. Poi parleremo dell'ospitalità qatariota e assaggeremo il cibo del Qatar, oltre a guardare la partita. Tornando all'Accademia di Cucina, Vijay sta dando gli ultimi ritocchi al suo capolavoro. Mi piace sempre superare le aspettative. Mi piace fissarle e poi spingerle intenzionalmente avanti. Perché se rispondo alle aspettative, è normale. Tutti si aspettano già quello che vedranno. Quindi se sono all'altezza, avrò una reazione del tipo «Wow, che bello!» Ma non un «Wow, non me l'aspettavo!» La speranza è che i visitatori che saranno in Qatar per la Coppa del Mondo ripartano con ricordi che superano anche le loro aspettative. Oltre al calcio ci sono molte altre attività entusiasmanti che ruotano intorno a questo evento globale. È tutto per questa puntata, ma se avete domande contattateci tramite il nostro hashtag Qatar365. Grazie per averci seguito, date uno sguardo a euronews.com per saperne di più e tornate a trovarci la prossima volta su Qatar365.